Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vittorio e oggi, come avrete già letto dal titolo, vi andrò a far vedere gli ultimi miei acquisti di questo periodo. Allora, dato che so benissimo quanto vi piacciono i video in cui spendo soldi, in cui vi faccio vedere quanto costano le mie cose o non lo so, tutto quello che vi pare, tra cui anche i miei acquisti, ho deciso di portarvi una rubrica mensile nella quale vi farò vedere tutte le ultime cose che mi sono comprato. A volte le spoilerò sul mio Instagram, quindi magari metto una storia, faccio vedere cosa ho preso, eccetera. Quindi in caso, per restare anche aggiornati su quello, seguitemi su Instagram, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Prima di iniziare con tutti gli acquisti, vi invito a seguire un mio amico che anche lui ha un canale YouTube, si chiama Pippo The Got, magari anche alcuni lo conoscono, è un altro ragazzo che fa video sempre sullo streetwear eccetera, ci stiamo aiutando a crescere a vicenda perché dobbiamo salire di iscritti, quindi andatelo a seguire, seguite anche me se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, ci vuole un secondo ed è importantissimo, e quindi niente raga, fateci crescere, andatelo a seguire e seguite anche me. Adesso iniziamo subito. Allora, come vedete qui sono messo, diciamo, abbastanza pieno di roba e questi sono i miei acquisti degli ultimi mese e mezzo, due mesi, sono tutti pacchi Supreme da aprire e insomma andiamo uno alla volta. Allora, inizierei dalle cose più piccole e più semplici. Questa è la mia scatolina dove tengo tutti gli adesivi Supreme e in quest'ultimo periodo mi sono preso, vabbè, faccio vedere dalle cose diciamo più semplici, ovvero il box logo di uno degli ultimi drop e poi questi qua, il set Mona Lisa e il set, scusatemi, il set Mona Lisa questo qua e il set Madonna questo qua, insomma vabbè, roba molto basilare. Questi adesivi me li ha dati un mio amico di Hype Station, quindi andate a seguire anche su Instagram Hype Station. Ti ringrazio se stai guardando questo video, grazie per gli adesivi. Adesso facciamo un po' il salto di qualità, andiamo a vedere altro. Allora, questa scatola qua, come potete leggere, recita Calabasas. Molti di voi avranno capito cos'è, molti di voi l'avranno già vista su Instagram, andiamo a vedere subito. Si tratta dei pants Adidas Calabasas color Bordeaux. Allora, li ho comprati all'evento Sunday Hype da Base 12 qualche settimana fa. Me li ha venduti un ragazzo che mi ha fatto, diciamo, il prezzo fan, tra virgolette, quindi me l'ha venduti a retail. Niente, ci tenevo anche a ringraziare questo ragazzo che mi ha fatto questo prezzo da amico, prezzo da fan, diciamo, chiamandolo come volete, e me l'ha messi a 120 euro. Sono pantaloni veramente comodi e io andavo lì proprio per cercare un paio di pantaloni e sono bellissimi da abbinare perfettamente con le 700 e quindi niente, a me, per parere mio, sono veramente veramente belli, hashtag veramente anche in questo video perché ormai non smetterò mai di dirlo, e comodi e non facili da abbinare, infatti ci vanno scarpe apposite su questo, non potete mettere una ONC su questo, cioè io che non sono il king del match lo capisco anche io che una ONC su questi pantaloni non c'entrano veramente una sega. Va bene, e intanto fatemi sapere anche il vostro parere su questi pantaloni, andiamo avanti. Allora, direi di iniziare ad aprire i pacchi Supreme. Questi sono degli ultimi drop, mi sembra che siano tutti di un drop solo, di un drop unico, però andiamo a vedere perché un po' mi ricordo, avevo preso, mi sembra, una maglietta per mio padre, perché mio padre mi fa: oh Vittorio, mi piace sta maglietta di questo drop, prendimela. Quindi ho detto va bene, ok, prendo la maglietta. Quindi, allora, solita busta Supreme, andiamo a vedere anche se ci hanno dato degli adesivi. Yes sir. Oh nice, allora, vediamo chi riconosce il drop. Io non ve lo dico, è con un artista tra virgolette. Questi sono gli adesivi, vediamo chi riesce a riconoscere di che drop si tratta. Insomma, non aspettatevi roba limitata perché l'ho presa, diciamo, appunto per mio padre. Una maglietta per mio padre, una maglietta per me e un'altra che poi magari ci faccio un giveaway, boh. Comunque, una è questa qua ovviamente imbustata. In caso vi lascio la foto qui di com'è aperta, che non è male, questa me l'aveva chiesta, mi sembra, mio padre, quella marrone. Ah, prima di continuare, comunque l'ho pagata sui 70 euro, compresa spedizione. Prima di continuare col Supreme, avevo preso, chi mi segue su Instagram lo sa, tempo fa ero andato da Gucci a prendere una cosa, solo che non l'ho qui, sono questi pantaloni qua, che ora non mi ricordo quanto l'ho pagati, però dovrei avere lo scontrino qua dentro, quindi ora vedo. Perché non mi ricordo bene quanto li ho pagati. C'è lo scontrino qua. L'unico problema è che non li ho qui perché c'è stato un problema alle cuciture dei pantaloni e quindi devono, non ho capito appunto, penso ricucirli o roba del genere. E non so quando li avrò, spero di averli il prima possibile, però appena li ho ci faccio una foto su Instagram e vi faccio vedere. Quindi per restare aggiornati anche, diciamo, su questi pantaloni, seguitemi su Instagram. Il prezzo di quei pantaloni è di 8,90. Niente, sono pantaloni belli a parer mio. Forse il prezzo è un po' eccessivo, però sappiamo tutti che Gucci è Gucci e non ci sono saldi, non ci sono escamotage, diciamo, per farsi abbassare il prezzo di Gucci. Quindi quello è e quello dobbiamo pagare. Però a parer mio pantaloni belli, non facili da abbinare, perché comunque i colori sono blu, rosso, non è proprio facilmente abbinabile come pantalone, però molto particolare.
Continuiamo con le ultime due buste Supreme. Allora, anche qui c'è una maglietta che mi sembra, ora non so quale mi aveva chiesto mio padre di che colore, se marrone, verde, blu, boh, però proviamo a vedere cosa c'è qua. Vabbè, ricevuta. Ok, vediamo un po', solita busta Supreme, soliti adesivi uguali a quelli di prima. Vediamo sempre chi, scrivete nei commenti se riconoscete quale collezione è. E questa qui, ah no, ok, uguale a quella di prima, solo con un altro disegno, ovvero solamente col Chihuahua. Capirete perché questi disegni quando scoprirete di che collezione si tratta. Non è difficile, basta andare online e cercarla. E questa me l'ha chiesta mio padre, ok, quindi questa l'ho presa per lui, sempre sui 68 euro circa. E poi infine altra busta Supreme, qua ci dovrebbero essere anche delle NST nere, dato che mi sembra che due delle NST nere le avevo date via, mentre un'altra ce l'ho ancora, però l'ho riprese quelle nere. Allora, sì, c'è un po' di roba qua, oltre alla ricevuta, indovinate un po', altri due adesivi, non l'avrei mai detto, non mi hanno dato nessun adesivo classico Supreme rosso, non so cosa gli è preso stavolta. A meno che non ci sia qua. No, non lo vedo. Ok, allora, classiche NST nere, quelle con il logo qua piccolo Supreme. Mi servivano perché di solito le metto magari sotto una felpa o così, quindi l'ho prese. E poi l'altra t-shirt, questo colore è un colore bellissimo che a parer mio è veramente figo e non è facile da abbinare, ma secondo me con questa felpa, con alcuni colori che stanno qua, ci stanno un botto, anche con una maglietta che avevo preso tempo fa, ci stanno veramente un botto. E in caso se magari una di queste la dovessi vendere, ma veramente una ne vendo perché probabilmente me le tengo, oppure quell'altra è per mio padre, tenetevi aggiornati sul mio Instagram, metto qualche annuncio là e quindi in caso le vendo tramite le storie o chi mi contatta. Un'altra cosa, vi ricordo che io faccio la collezione di adesivi Supreme, come potete vedere qui, e ora attaccherò anche questi nuovi. Quindi, in caso, se voi avete soprattutto degli adesivi rari, soprattutto box logo Supreme, eccetera, da vendere, scrivetemi su Instagram perché io sono veramente interessato seriamente. Allora, non so totale quanto ho speso, anche questa circa 68 euro, 70 euro, non so il totale, in caso se a qualcuno va di sapere la cifra precisa, qualcuno si mette a fare il totale, lo scrive nei commenti, io gli metto il cuoricino, così che resta lì, diciamo, fisso tra i commenti. Infine, l'ultimo acquisto di questo periodo, diciamo, è questa felpa In Case You Didn't Know Who I Am, che tra l'altro questa è la felpa della mia ultima foto su Instagram, ma immagino già l'abbiate capito per chi, almeno per quelli che mi seguono su Instagram. Brand probabilmente da voi molto conosciuto, In Case You Didn't Know Who I Am, per Lil Plug, e con la scritta I Am Your Plug, perché per chi non lo sapesse il mio pseudonimo, diciamo, è Lil Plug su Instagram, per esempio. Come, diciamo, pseudonimo, ecco. Vabbè, felpa fighissima, non devo neanche commentarla. Stupenda, passate anche dal loro brand, raga, ovviamente non mi hanno pagato per dire queste cose. È una cosa che voglio fare perché meritano tanta visibilità, è un brand fantastico con un'idea dietro veramente innovativa e geniale a parer mio. Non vi spoilerò nulla, andatevelo a cercare su Instagram, In Case You Didn't Know Who I Am, è tanta roba. Questa felpa l'ho pagata 60 euro, quindi aggiungete pure questa magari al totale se vi va di scrivere quanto ho pagato tutto, non so. Dato che la gente va di sapere quanto ho speso, lo scrive e gli metto il cuore, così rimane sopra. Ora, mi sa che tocca fare un po' di ordine qua, perché è un po', sì, ho un po', diciamo, distrutto il letto. Ok, va bene, ora torno all'inquadratura solita. Dopo questo magico trucco di editing da veramente professionista e master dell'editing, appunto, vi dico che per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se i miei ultimi acquisti vi sono piaciuti, cosa avreste preso voi, cosa non avreste preso, avete già questi capi, vi soddisfano, non vi piacciono, insomma, parlatene qua nei commenti, io metto il cuore a tutti, rispondo quando posso, lasciate like. Iscrivetevi al canale se siete nuovi e non siete ancora iscritti, è fondamentale, mi raccomando, ci vuole un attimo, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, vi lascio tutti i link qua sotto come vi ho già detto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella!